Amici di Stelle nello Sport, ben ritrovati. Puntata numero 4 del nostro magazine settimanale con tante notizie, tanti importanti servizi. Iniziamo da un annuncio molto significativo, quello fatto dal sindaco Marco Bucci in occasione del Salone Nautico Internazionale di Genova. Genova scelta come tappa finale insieme al Porto Antico della Ocean Race 2021-2022. Ricordiamo Genova in corsa anche per l'assegnazione di capitale europea dello sport 2023 in concorrenza con Glasgow, notizie che dimostrano come la nostra città sia sempre più oggetto dell'attenzione internazionale in campo sportivo. Un accenno quindi alla vela e rimaniamo in acqua con il primo servizio della trasmissione di oggi dedicato al canottaggio a sedile fisso, alla specialità del gozzo nazionale. Due successi per il club sportivo Urania, uno per gli amatori del mare della Spezia, ai tricolori di Rio Marina. È una grande soddisfazione perché non pensavamo ovviamente di essere sicuri di arrivare subito al primo posto, ma è stata una lotta. Fortunatamente a me piacciono le gare lottate, le gare in cui si lotta fino all'ultimo, e abbiamo tenuto bene la rolla fino all'ultimo, e ovviamente sui giri di boa pensavamo fossero un po' meno performanti di noi, ma alla fine ci hanno dato da fare. Ma cosa ha fatto la differenza? Ha fatto la differenza sicuramente il gruppo, secondo me, perché ci siamo sempre allenati sul gozzo. Sono almeno 3 settimane che usciamo ininterrottamente sui gozzi e a livello di carattere, secondo me, siamo riusciti a prevalere in maniera abbastanza sostanziale. La new entry, Ukeddu, come ti sei trovato quest'anno? Beh, mi hanno accolto benissimo quest'anno. Diciamo che fino a 2 mesi fa non era ancora in dubbio il mio posto sulla barca. Poi con l'allenamento e tutto abbiamo trovato l'assetto giusto e sono riuscito a prendermi un posto su questa barca. Un aggettivo per questo gruppo? Fantastico. Vista dal timone, che gara è stata? Molto bella, li ho insultati un sacco. Il mio compito è quello, poi abbiamo vinto grazie ai giri di boa, perché sul passo erano nettamente più forti di noi, quindi molto bella, mi è piaciuta un sacco. Ti arricchisce la bacheca della famiglia Corradino, tua sorella bravissima spadista e tu oggi campione d'Italia Junior. Certo, mia sorella ovviamente ha conseguito obiettivi molto più grandi dei miei, però anche per me è una grande soddisfazione aver ottenuto questo titolo e dimostrarmi all'altezza di mia sorella. Quanti allenamenti alla settimana per arrivare a primeggiare? Tutti i giorni, ci siamo allenati tutta l'estate, tutti i giorni, a volte 2 volte al giorno. E la novità di questi ultimi giorni, Matteo Nino Capovoga, è stato quello a fare la differenza, oltre ai giri di boa? No, non è stata sicuramente questa a fare la differenza, però non riuscivamo a trovare la palata giusta, però alla fine ci siamo riusciti proprio all'ultimo minuto e forse è questo che ci ha aiutato a credere in noi. La dedica di tutto l'equipaggio va? La dedica a Moscatelli, a tutta la società, ai miei genitori, alla mia fidanzata, ma soprattutto a tutto questo gruppo che abbiamo creato. Io l'anno scorso non ero a bordo, però i ragazzi hanno avuto la sfortuna di scontrarci. Quest'anno è girata buona a noi, diciamo, abbiamo avuto una gara combattuta, però abbiamo vinto bene. Come sentivi la barca durante la finale? La barca è stata molto buona, i ragazzi sono forti e niente, la barca. Come nasce questo equipaggio? Questo equipaggio, diciamo, ha avuto qualche evoluzione e qualche ritorno dal 2016 che abbiamo vinto. E, per esempio, lui, Daniel Costa, c'era nel 2016. L'anno scorso avevamo Samuele, che è un altro ragazzo che quest'anno comunque ha vinto il palio, un altro ragazzo forte, siamo andati vicini alla vittoria. E quest'anno è tornato Daniel, e quindi sono tutti ottimi vogatori che, diciamo, che si alternano. È salito in barca anche Alfonso quest'anno, 3 anni fa avevamo un altro ragazzo che ci ha vogato parecchi anni, Alfredo, però dai, siamo questi 5-6 che ci alterniamo e siamo tutti ragazzi molto validi, con tanta passione più che altro, e che ci proviamo fino in fondo, dai.
È un po' scontato chiederlo, ma la dedica speciale c'è per chi vi ha seguito da lassù? Sicuramente il pensiero è quello, anche durante la gara il pensiero andava. C'è Marco con noi e dedichiamo questa vittoria a lui, alla Susi, a tutta la borgata perché se lo merita. E abbiamo un po', diciamo, già l'anno scorso in casa provato a vincere e ci è andata male. Siamo venuti a vincere qua, siamo molto contenti, orgogliosi di noi e lo dedichiamo quindi a tutta la borgata. Com'è stato vivere questa finale al timone? Diciamo che è stato abbastanza emozionante. Io sono già a bordo da 2 anni e è stata anche una buona rivincita dall'anno scorso. Cosa caratterizza secondo te gli amatori del mare? Amatori del mare caratterizza la passione per soprattutto per l'attività marina, dalla pesca a qualsiasi attività sportiva subacquea che negli anni ci sono stati. E questa passione che la caratterizza per le attività remiere, soprattutto dal palio derivata dal palio del golfo, l'ha portata a fare queste sfide qua nei gozzi e di primeggiare in questa categoria qua. Scorsa Spezia abbiamo visto anche una bella partecipazione di pubblico, rinnovata anche oggi, veramente c'era tanta gente. Diciamo che l'amaro che ci ha lasciato in bocca l'anno scorso ha portato nei cuori dentro di noi la voglia di riscatto di tornare oggi e vincere questa gara qua. E quindi la passione delle persone che ci sono state vicino e soprattutto appunto come ha dedicato lui la gara a Susanna Oddi è quello che ci ha spinto a vincere questa gara qua e complimenti agli avversari. 3 vittorie sono state tutte e 3 in questi anni, 3 belle vittorie. Quest'anno ci speravamo, tutte le gare che abbiamo fatto quest'anno con l'equipaggio completo erano andate bene, quindi la speranza c'era, ovviamente fino all'ultima palata non si può mai dire, poi col mare come era oggi ancora peggio, però è andata bene, siamo contente. Perfetta integrazione con le nuove arrivate. Perfette, sono state bravissime sia alle gare a Corgeno che oggi, quindi non si può dire niente se non brave. Tu papà Arianna si è commosso un'altra volta. Sì. È stata una bellissima vittoria, una dedica a tutta la società. Sì, la dedico a tutta la società, la dedico alla mia famiglia, alle mie compagne di barca e al timoniere. È bello che nella stessa giornata non abbiano vinto solo le donne quest'anno ma anche gli junior. Sì, è stato più emozionante, devo ammettere. Una grande giornata Urani. Sì. Ti richiedo a te, caro Riccardo, come hai visto questa gara dal timone? Questa molto meglio, cioè siamo partiti un po' combattuti, poi dopo il primo giro eravamo già davanti, quindi molto bene. E iniziare un'avventura nuova, i campionati italiani di gozzo con una vittoria, che effetto fa? Boh, felicità. Cosa ci puoi dire di questo equipaggio? Come ti sei trovata in questo primo anno all'Urani? Oh, molto bene, sono delle brave persone che hanno sempre creduto in me fin dall'inizio e le ringrazio per questo. Come l'avete preparato questo campionato? Allenandoci. Intervieni in suo soccorso, come l'avete preparato questo campionato? Ci siamo allenati duramente, poi comunque ci troviamo bene insieme, quindi non è stato troppo difficile. Passaggio scorrevole fisso, com'è stato? Bello, per adesso abbastanza bene, è iniziato bene, speriamo continui bene. Una stagione da 10 lode? Sì, dai. Per il prossimo anno nuovamente bisognerà riprovarci perché c'è un titolo da difendere. Si spera, ci si prova. Dal canottaggio a sedile fisso passiamo alla ginnastica. Venerdì scorso al Pala Auxilium l'Aux Gala dedicato a Giulia Segatori e Siria Cella, 2 splendide farfalle junior protagoniste, con il bronzo agli europei e ben 2 argenti ai mondiali. Abbiamo sentito Giulia Segatori assieme alla responsabile tecnica della PGS Auxilium Genova Maura Rota e al presidente Angelo Serra. Allora, diciamo che gli europei è stata un'emozione unica perché ne vengo comunque da, cioè facevo gare prima con l'Auxilium che sì, erano importanti ma non quanto quel livello, e con la mia squadra è stato molto divertente fare l'europeo, e però diciamo che le finali non sono andate come volevamo.
soprattutto i nastri. Invece ai mondiali abbiamo fatto molto bene tutte le qualificazioni, tranne vabbè l'ultima ai nastri, però eravamo molto stanche. Dopo 4 giorni di gara ci stava benissimo. E abbiamo vinto agli europei la medaglia di bronzo all'all-around, invece ai mondiali abbiamo vinto 3 medaglie, una nella qualificazione 5 cerchi, una con il team insieme a Sofia Raffaeli e l'altra sempre all around. E con le mie compagne diciamo che è stata un'avventura magnifica e siamo come sorelle adesso, anche adesso che non ci vediamo tutti i giorni comunque abbiamo sempre dei rapporti ottimi. Devo dire la verità, quello che penso, alla loro età secondo me si sono divertite molto, perché pensate che lavoravano tantissimo, quindi 7 ore al giorno, e questo sicuramente dal punto di vista fisico è un impegno, ma era la parte, il cuore centrale della loro giornata. Poi c'era la scuola che era dedicata a loro, ma meno tempo di quello che una scuola normale comporta, e poi vivevano insieme, vivevano in convitto 7, 8, 15 anni con un tutor, secondo me si sono anche divertite. Noi siamo senz'altro un'associazione con Ritmica, con lo staff migliore credo che ci sia, perlomeno in Liguria senz'altro, ma non solo in Liguria. Uno staff che è riuscito a portare a un grande livello le ragazze, anche perché insomma, anche le ragazze si sono caramente impegnate a fare quello che le insegnanti gli dicevano di fare, ma direi che la tecnica che gli hanno inculcato è stata veramente proficua. Maggiori spazi a disposizione, numerose attività per la Wasong, punto di riferimento sportivo a San Martino in salita superiore della Noce, un'eccellenza nel taekwondo e nella spada coreana, ma non solo, come ci spiegano il maestro Bruno Cavanna e Barbara Marchesi in occasione dell'inaugurazione di domenica scorsa. È stata una cosa lunga, ci abbiamo messo 10 anni, prima abbiamo frequentato palestre di vario tipo e in tutte trovavamo sempre qualcosa che non corrispondeva a quello che volevamo noi. Quindi tutti i problemi che abbiamo trovato nel susseguirsi delle vecchie palestre dove siamo stati, abbiamo detto devono essere i punti di forza della nostra nuova associazione, dei nostri nuovi locali. Quindi che sono le docce calde, il riscaldamento adeguato, l'aria condizionata quando fa caldo, le pulizie, i locali puliti e comunque un ambiente che sia familiare, non asettico. Il nostro centro sportivo ha diverse attività, quella giusto del taekwondo e della spada coreana, anche proponiamo il pilates, l'evergreen posturale, lo yoga dinamico, il tai chi e il krav maga come difesa personale. Passiamo alla pallanuoto, si alza il sipario sulla stagione agonistica 2019-2020 dell'Iran Genova Quinto. Parliamo con il presidente Giorgio Giorgi e l'allenatore Gabriele Luccianti. L'obiettivo è essere ancora una volta protagonista nel campionato di Serie A1. L'obiettivo è quello di confermarci bene, magari con un po' più di comodità nella categoria, e poi rimane l'obiettivo, diciamo così, di tipo sistemico, di continuare a radicare sempre di più la pallanuoto di alto livello a Genova. La passata è stata una stagione esaltante per noi, perché ci siamo confermati. Salire dalla 2 alla 1 è molto difficile, ma la 1 è un altro tipo di campionato e quindi confermarsi, come abbiamo visto 4 anni fa, è molto molto difficile. Per noi comunque la Serie 1 è sempre una novità, noi siamo al terzo anno, il secondo consecutivo in Serie 1, quindi non dobbiamo certo sentirci appagati, è una sfida, è una grossa emozione, lavoriamo in settimana per essere pronti al sabato e dire la nostra anche quest'anno in questo campionato Serie 1. E allora facciamo anche noi il nostro in bocca al lupo all'Iren Genova Quinto, ora ci fermiamo e torniamo tra poco.
Nuovamente insieme amici di Stelle nello Sport per parlare di bocce in corso di svolgimento al Palaravizza di Alassio, il mondiale Under 18 e Under 23. Parliamo di questa importante manifestazione assieme al vice sindaco Angelo Galtieri e a un campionissimo Lino Bruzzone. È un momento meraviglioso perché chiudiamo il percorso di essere stata la capitale sportiva nazionale e iniziamo forse un percorso di diventare una capitale sportiva mondiale, che per la Liguria è un orgoglio, per noi è un enorme orgoglio perché abbiamo lavorato tantissimo su questa specialità, ha sempre incontrato l'attenzione direi di tutti e un risultato che premia il lavoro soprattutto svolto dai volontari del Colba, che sono gli organizzatori, con naturalmente la partecipazione dell'amministrazione che ha messo a disposizione tutti gli strumenti che ha. Posso confermare che il primo raduno della nazionale è stato quello degli Azzurri nel 1936 e abbiamo vinto un mondiale, nell'82 si è ripetuto. Abbiamo avuto adesso le Azzurre più volte. Riuscire a seguirlo così come ho seguito gli europei è una cosa fantastica. Io ho vissuto un altro anno, sono 60 anni di bocce, perciò ho vissuto parecchi mondiali da protagonista, ho fatto il CT e i miei ragazzi hanno vinto. Volevo ricordarti che l'inno dei Mameli io l'ho sentito 45 volte sulla mia pelle, perciò è una cosa entusiasmante. Noi abbiamo due campioni, i due Mana, che hanno fatto 60 su 61 nel tiro progressivo. È una cosa che se la vedessimo tutti per televisione probabilmente qualche ragazzo si avvicinerebbe. Non solo il lancio della Ocean Race a Genova al Porto Antico per la finale della stagione 2021-22, ma anche un'importante vetrina per la stagione autunnale e invernale presentata dalla Prima Zona insieme a tutti gli organizzatori. Incrementando sempre di più tutta l'attività autunnale e invernale, sia per l'altura che per le derive. Siamo già in attività col trofeo Lanterna, che è partito la settimana scorsa e avrà diversi appuntamenti nell'autunno. Poi sarà seguito dal campionato di Varazze, Loano, quindi la parte centrale della Liguria, poi avremo il West Liguria, quindi tutta la zona di Sanremo, e dall'altra parte abbiamo il Tiguglio, che ormai è diciamo lo storico perché è il primo che ha iniziato questo tipo di attività. Benissimo, abbiamo un impegno molto lungo, una grandissima collaborazione con la Prima Zona. Il club italiano si mette a disposizione degli altri, alle sue regate certamente, però è importante che si crei il sistema con tutti i circoli che sono vicini a noi e collaborano con noi nella magnifica organizzazione di tutti questi eventi, tutti quelli elencati, 2.4 tra poco, poi certamente Winter Contest, ancora di più le World Cup Series 2020. Siamo arrivati alla 30ª edizione del campionato del Ponente, che già da un po' di anni si svolge alla Marina di Varazze. E il campionato partirà il 3 novembre e consiste in 10 giornate suddivise in due manche, la 44 Cup Autumn e la 44 Cup Winter, che inizierà invece a gennaio e si concluderà a febbraio. Quindi 10 giornate che speriamo intense e sicuramente di elevato livello tecnico, visto anche il livello dei partecipanti. Partito il campionato il 15 settembre, fino al 10 novembre abbiamo 7 appuntamenti in programma, record di partecipazioni perché quest'anno abbiamo 44 barche iscritte, tutte con il bravo certificato ORC, da quest'anno appunto c'è questa novità, non abbiamo più la libera, quindi tutte le imbarcazioni sono iscritte con il rating ORC oppure il rating IRC. In primavera alla Foce dell'Entella faremo una nuova sperimentazione col kite foil, che sarà prossimamente anche alle Olimpiadi, e cercheremo di organizzare questa regata alle prime ore del mattino con la termica, dove alla Foce dell'Entella è molto forte, molto bella, e cercheremo di organizzare questa prima regata a livello ligure di kite foil.
Apriamo una finestra dedicata al tennis, focus su una riuscitissima settima edizione del Memorial Franco Pongiluppi, a cura dello Sporting Club Genoa. Il nostro circolo è un circolo polifunzionale. Abbiamo 6 campi da tennis, 4 in terra rossa e 2 in erba, di cui 2 in terra li copriamo per l'inverno. Abbiamo una meravigliosa piscina, anch'essa coperta d'inverno, una palestra con istruttori qualificati, aperta ovviamente tutto l'anno, un ristorante che ha lo spazio sia interno che esterno, con una bellissima terrazza che dà sul campo da tennis e vista mare. E abbiamo la sala da biliardo interna alla sala per le carte e abbiamo anche una sala per le cerimonie vicino alla piscina, che è quella lì anche coperta, c'è lo spazio poi sopra la piscina dove si possono fare le feste alla pace. Mi ha stupito questo torneo perché l'abbiamo fatto a settembre insieme al torneo di quarta, abbiamo avuto 115 iscritti maschi e 30 femmine, veramente un record, tantissimi seconda, 20-25 maschi e altrettante femmine. Questo torneo è dedicato a Franco Pongiluppi, siamo alla 7ª edizione, è un maestro storico, è stato un maestro storico qua del nostro club e niente, è stato anche mio maestro, quindi io sono particolarmente riconoscente e sono molto attaccato a questo evento. E dopo aver parlato di tennis ci concentriamo su Atta Trail, importantissima manifestazione benefica andata in scena ad Arenzano lo scorso sabato 14 settembre. Anche quest'anno ad Arenzano Atta Trail, grande appuntamento sostenuto da Stelle nello Sport, registra un successo importantissimo. La quinta edizione raduna sabato 14 settembre più di 1000 partecipanti, 1019 per la precisione, tanti bambini, tante famiglie, tanti gruppi sportivi e altre organizzazioni come Alemante, Mime, Sport Friendly, con importanti progetti sociali. La novità è, durante il percorso della Family, un giochino simpatico, molto apprezzato dai bambini. Trova la lettera, compilando una scheda si forma così il nome di Agata, in ricordo della bimba volata in cielo a soli 3 anni per un neuroblastoma. 22.000 euro, una raccolta benefica eccezionale dedicata ai bambini malati terminali. Oltre al nostro storico appoggio datoci dal PSA di Pra, fondamentale per noi, in tutte queste 5 edizioni abbiamo ottenuto, grazie a Stelle nello Sport, una piacevole sorpresa da Eco Eridania, fa presente Maurizio Masi, motore di questo bellissimo evento, insieme ad Alessandra Tegaldo. Per ogni iscritto Eco Eridania ha raddoppiato la quota di iscrizione e in futuro potrà dare una mano agli amici di Atta Trail per il progetto Anche noi andiamo in vacanza. Oltre a Don Giorgio Noli, sempre presente al fianco degli organizzatori, anche Don Nicola Anselmi e Don Giovanni Valdenassi hanno festeggiato e camminato con i partecipanti. Tra i presenti anche Sara Meloni, una bimba di 7 anni, maratoneta in erba, prima tra le donne. Siamo giunti al termine, amici di Stelle nello Sport, della quarta puntata del nostro magazine settimanale. Naturalmente rimaniamo in collegamento attraverso i portali www.liguriasport.com e www.stellenellosport.com, dove quotidianamente pubblicheremo tutte le notizie relative al mondo sportivo ligure, alle imprese dei suoi atleti, dei suoi protagonisti. Noi ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora.